presentato ad Arezzo l'eleganza del rospo, un manuale postmoderno di buona educazione. Questo è il titolo, ma nello specifico di che cosa si tratta? Ma che io e Francesco siamo in grado di insegnare la buona educazione è estremamente improbabile. Era partito come un volumetto su come apparecchiare la tavola, usare l'argenteria, e poi ci ha preso la mano, siamo usciti dalla carreggiata, abbiamo fatto a cozzi, come si dice, con noi stessi, è uscito fuori un libro di costume, ma ditelo voi. È un libro assolutamente che si è adatto a questo Natale. Io ritengo che tutte le case aretine debbano avere un esemplare di questo libro. Il rospo, chi è il rospo? Siamo noi, sì, come dice Flaubert, ma vuol dire anche una metafora della bellezza che è negli occhi di chi la vede, insomma. L'eleganza del rospo, manuale postmoderno e buona educazione, Cairo Editore, insomma, di Milano, ecco, per noi provinciali è davvero un'esperienza molto, molto importante. Beh, ci sono capitoli veramente importanti come fenomenologia della mutanda, oppure appunto l'arte farzalotto senza mai essere entrati da Iazione, il Galateo Verde, il picnic elegante, palingenesi del Galateo, fashion cooking, kitsch, trash, camp editore, insomma, voglio dire, è veramente un compendio di tutto ciò che bisogna sapere in questo mondo liquido, in questo mondo transeunte per sopravvivere anche alla crisi.